Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video reaction e questa volta il canale è 5 Minute Craft ed è un video che mi avete richiesto voi, un video proprio preciso, particolare, quindi ho scelto di guardare quello. Il titolo è 29 Beauty Hacks Every Girl Should Know, trucchi di bellezza che ogni ragazza deve conoscere. Quindi adesso andiamo a vederlo insieme e cerchiamo le soluzioni, insieme. Quindi vediamo cosa combinano su questo video e poi cerchiamo delle vere soluzioni. Incominciamo, c'è una ragazza che si pettina. Ok, vuole cambiare colore di capelli, quindi da biondo platino diventa magicamente completamente mora. Ma il portafoglio è vuoto, quindi vediamo cosa combina. Bon, dell'aloe, ottimo ingrediente. In un frullatore mette dei semi, dell'acqua bollente e il carbone attivo, frulla tutto e poi se lo mette giustamente sui capelli. Sì! Allora, mamma mia! Cuffietta, aspettare 2 ore. Sì, come no! Allora, e viene fuori con dei capelli perfettamente tinti di nero. Allora, partiamo subito dal fatto che si vede palesemente che sono due parrucche, quindi il risultato che vedete nel video non è quello reale, quindi neanche vi fa vedere il risultato finale, quello vero, quello reale, insomma, di questo trucchetto, come chiamano loro, di bellezza. Il carbone nei capelli biondo platino di sicuro li cambia colore, ma ne sono sicura al 100%, pur non avendo mai provato, che comunque non gli viene di quel nero così intenso e molto bello, tra l'altro. Probabilmente gli renderà i capelli un grigio topo o un verde marcio, ma di quel bel nero temo proprio di no. Io non capisco il motivo di utilizzare una di queste ricette di bellezza che, oltre ad avere un risultato pessimo, costa come comprarsi la tinta. Adesso in vendita ci sono tantissime tinte naturali che costano davvero pochissimo, quindi questo rimedio di bellezza è assolutamente inutile e inverosimile. Certo che se ce n'è 29 e io ve li dico tutti e 29, possiamo stare qui tipo 18 giorni. Ora ci sono degli Oreo. E si frullano, si mettono in una ciotolina con dell'acqua e del primer. E cosa si va a fare con sta roba? Il mascara con i biscotti. E tra l'altro gli è rimasto anche un pezzo sulle ciglia. Ah, ok. Questi sono dei geni. Allora, hanno fatto il video con il trucchetto di bellezza e poi alla fine, dopo che l'hanno provato, vi hanno detto non fatelo perché tanto non funziona. Allora, un cucchiaio aiuta a realizzare uno smokey eyes. Ok, questo trucchetto l'ho visto fare un milione di volte, non l'ho mai provato. Questo non è uno smokey eyes, però. Allora, io credo che la tecnica del cucchiaino possa anche funzionare, ma non sono convinta che funzioni su tutti i tipi di occhi, perché molti occhi hanno una forma allungata, altri ce l'hanno più a palla, diciamo, quindi non sono convinta che la tecnica del cucchiaino possa funzionare per tutti, anche se non l'ho mai provata. Quello che è certo è che quello non è uno smokey eye, ma semplicemente ha trovato il punto in cui realizzare l'ombretto sulla piega, quindi niente di più, non ha realizzato un make-up, uno smokey eye, ma semplicemente ha realizzato la piega dell'occhio, quindi. Allora, qui c'è una ragazza che si sta spremendo giustamente un punto nero. Ci mette della colla con del carbone attivo. Non dirmi che se lo spalma in faccia, ti prego. E te pareva, no, solo sul naso però. No, su tutta la faccia, ma tu sei un genio. Allora, su questa roba io sono veramente infuriata. Ho visto questa maschera con la colla vinilica fare da tutti, anche da persone che hanno grossi canali di make-up. Allora, per quanto possa essere naturale una colla, non sarà mai naturale abbastanza per spalmarsela in faccia. Ma io mi chiedo, avete idea di quanta gente abbia provato a fare questa maschera sulla sua pelle?
solo perché l'ha visto fare su un video. Cioè, siate responsabili quando realizzate un video e pensate che poi la gente cercherà di imitare o comunque di provare quello che mostrate. Quindi usate il cervello. Certe cose non si mostrano, non sono giuste. Per quanto possa funzionare la maschera peel-off, non è quello il modo giusto per farlo. Non si fa. Non si fa. La colla nella faccia, ma ci vuole un briciolo di cervello per saperle queste cose, non bisogna essere laureati. Contate poi tutte le persone giovani che ancora sono inesperte e che credono che quello che vedono su internet sia oro colato. Ma io non lo so, un po' di buon esempio, giusto un pelo da dare agli altri? No, eh? Dall'altra parte ci sta la consapevolezza di chi guarda internet. Allora, io capisco che persone lo sanno e tante persone no. Io capisco che tante persone che non conoscono certe cose sono giovanissimi, ok? Però ragazzi, bambini, non credete a tutto quello che vedete su internet perché il 90% è finto, è falso, non esiste quello che vedete su internet, è come se guardaste un cartone animato. Vi prego. Ok, continuiamo a guardare il genio qua. Si è spenta la connessione. Cioè, io non ci posso credere davvero che ci sia gente che mostra queste idiozie su internet. Ma lo capite che la gente poi vi segue e le fa davvero queste cose? Riuscite a capire i danni che gli portate? Ma io non ho, cioè, non lo so. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Allora, qui c'è un taglia a metà un rossetto e lo attacca ad un altro rossetto tagliato a metà. E poi con una fiamma unisce le due metà e realizza un rossetto unico, praticamente un rossetto a due colori. Non ho mai visto il risultato di questi rossetti. Ah, mi fa. Ecco, questo è un altro di quegli axe che secondo me non hanno senso perché non verrà mai preciso e fatto bene. Partiamo dal fatto che andate a rovinare o comunque rischiate di rovinare due rossetti per realizzare questa cosa, ok? Perché non è detto che riusciate a tagliare così bene il rossetto e tantomeno a riappiccicarlo con la fiamma poi, con la fiamma. Mettiamo anche caso che riusciste a realizzarlo e che non avete rovinato i vostri due rossetti. Quando lo indossate non verrà mai un rossetto preciso, una linea precisa, un contorno preciso, perché l'unico modo per farlo bene è quello di mettere il rossetto e la matita in due momenti separati. Quindi potete scegliere se mettere prima il rossetto e poi la matita, o prima la matita e poi il rossetto, ma se lo fate in due momenti separati, la linea vi verrà precisa e le labbra vi verranno con una forma decente. Altrimenti, viene come viene, insomma, magari vi ritrovate con un labbro più fino, più grosso, oppure sbavate, oppure storto. E comunque, anche in questo caso, ne vendono un'infinità di rossetti doppi che costano pochissimo, perché rischiare di rovinarne due? Qui c'è una ragazza che si mette un rossetto rosso, che è uno dei peggiori rossetti da mettere, e ovviamente lo sbava. Esattamente quello che vi stavo dicendo 2 secondi fa, e quindi usa del correttore per pulire la zona che ha macchiato. Questo non è un trucchetto, immagino che lo sappiano già tutti. Olio di cocco, microonde, un pastello a cera. No, ti prego. E lo usa come burro cacao o rossetto. Allora, l'olio di cocco va benissimo. Il pastello a cera ovviamente no. Serve per colorare, non per dipingersi la faccia. Serve per scrivere sui fogli di carta. Non utilizzate i colori a cera per dipingervi la faccia. Se volete realizzare uno di questi bellissimi rossetti colorati, che tra l'altro non ho neanche aspettato che si raffreddasse prima di indossarlo perché era palesemente ancora sciolto, trovate la ricetta sul mio canale. Comunque si usano i burri che preferite, un burro o un mix di burri, all'interno della quale si aggiungono delle miche. E se proprio non avete delle miche, potete aggiungere dei coloranti alimentari, non dei colori a cera, o ancora, se proprio non li avete, però degli ombretti naturali,
Quindi di possibilità per dipingere il vostro rossetto ce ne sono infinite. Perché andare a scegliere il colore a cera, che è l'unica cosa che non dovete utilizzare sulla pelle? Andiamo avanti. Coca-Cola Fon. Ah no, non è una Coca-Cola, è la bottiglia. Ok, io credo che ognuno di noi ormai abbia a casa o una piastra per capelli oppure un arricciacapelli. Quindi se proprio non ce l'avete fatevi le trecce, se proprio non ce l'avete usate i bigodini, se proprio non ce l'avete fate come vi ho mostrato io, potete utilizzare anche la carta igienica per farvi i boccoli. Se volete provare la bottiglia provatelo, ma secondo me non è una delle cose più funzionali, ecco. Qui c'è una ragazza che si sta facendo una delle pettinature più assurde. Ha messo un bicchiere in testa, ha arrotolato i capelli attorno e poi con il phon, sì, ma no. Allora, per farvi i capelli mossi vi lascio il video qui. È un metodo che utilizzo io da tantissimo. Aspettate un attimo che fermo. E funziona benissimo, i capelli sono splendidi. Tra l'altro avete i capelli perfettamente ordinati tutto il tempo, e poi quando decidete di scioglierli avete questi boccoli ricci bellissimi. Quindi guardate questo video, lasciate perdere tutti gli ex particolari. Questa si è truccata solo le sopracciglia, poi ha deciso di vestirsi e quindi si è macchiata completamente la maglia. La soluzione che trova è quella di mettere della cipria sulle sopracciglia, in questo modo si fissano. Allora, la tecnica è giusta, ma io dubito fortemente che uno si trucchi soltanto con le sopracciglia e poi decida di vestirsi per poi continuare a truccarsi, quindi alla fine il problema gli rimane. Se invece si trucca prima e poi si veste, cioè elimina solo il problema delle sopracciglia e non quello di tutto il resto del viso. Resta il fatto che in ogni caso, quando ti vesti con o senza cipria, le sopracciglia se ne vanno in ogni caso, quindi devi stare attenta ugualmente. No, il piegaciglia! Questo è uno degli strumenti che voi amate di più e che io odio di più. Il piegaciglia è un attrezzo infernale. Oltre a piegare le ciglia, se non viene fatto bene, ve le spezza, ve le toglie, ve le indebolisce. Quindi utilizzatelo, sì, ma con intelligenza sempre e comunque. Solo se ne avete veramente bisogno, perché comunque adesso i mascara che fanno li fanno già incurvanti, quindi alla fine il piegaciglia serve relativamente. Questa qui, ancora più furba, sceglie di scaldare prima il piegaciglia in modo da mantenere la forma più a lungo, immagino, e poi completamente ustionante se l'appoggia sull'occhio ed infine si mette il mascara, cioè no. Questa che si mette il rossetto come mai nella vita, cioè neanche un bambino di 3 anni non è così impedito. E cosa usa? La molletta aperta a metà. E il cucchiaio, perché non solo la molletta, anche il cucchiaio. Certo che con questo cucchiaio ci si pittura tutta la faccia alla fine. Ma scusate, semplicemente usare la matita e seguire il contorno delle labbra. No, eh. Detto da me che non so mettere l'eyeliner, tra l'altro, eh. Ah, la taglierina. Già vedo problemi. Un pettine, una colla a caldo. Oddio, ti prego. Attacca la lama della taglierina sul pettine. Ah, per fortuna. Che sollievo. E poi lo utilizza per rimuovere i pelucchi dalle magliette. Ok, pensavo facesse qualcosa di sciocco, tipo scalarsi i capelli. Per fortuna non l'ha fatto. Allora, un vaso, una calza. Fa dei disegni con un indelebile. Che cosa sta disegnando? Un gattino? Che carino. Ah, fa il disegno sulla calza. Bellissimo, no. Ah, questa idea, se funziona, è bellissima. Non sono convinta che funzioni perché ho paura che quando si passi l'indelebile sulla calza si espanda il colore. Non so se avete capito, però se avete provato a farlo, ditemelo. Io vi posso suggerire di aggiungerci sopra il disegno dopo anche della lacca in modo da fissare bene il disegno. Una goccia di smalto nell'acqua calda della lacca e poi ci mette e poi ci fa una nail art.
visto e rivisto, non ci sono mai riuscita io. Un brufolaccio pazzesco sulla fronte, un'aspirina, acqua, e se lo mette sul brufolo. E quanto dovrebbe tenerlo su? A tenerlo su finché sparisce il brufolo. Quindi qui non dice che dovrete tenerlo su per 3 giorni prima che sparisca il brufolo, vi dice soltanto come farlo sparire. Allora, molto più che un medicinale, che comunque l'aspirina è un medicinale, per quanto possa essere utilizzato senza ricetta, è sempre un medicinale, esiste una cosa chiamata bicarbonato, esiste una cosa chiamata aceto, esiste una cosa chiamata alcol, esiste una cosa chiamata gel d'aloe, esiste una cosa chiamata tea tree, e funzionano tutte benissimo per eliminare i brufoletti. Quindi se realizzate una soluzione e ve la mettete sopra il brufoletto, funzionerà altrettanto bene senza però utilizzare dei medicinali. In realtà l'aspirina non l'ho provata, quindi non ho idea se funzioni o meno, ma messo caso che funzioni, quest'altra alternativa è di sicuro meglio e più naturale. Se volete la ricetta, lasciatemelo scritto nei commenti, così l'andiamo a fare in uno dei prossimi video. Allora, qui c'è una ragazza che continua a cadergli la spallina del reggiseno e prende del biadesivo, lo mette sulla spallina e poi ce lo appiccica alla spallina della canotta. Ci può stare, non ho idea di quanto duri, resta il fatto che ogni volta che vi cambiate dovete rimettere anche il biadesivo. Quello che vi consiglio io è di cambiare reggiseno, perché o avete sbagliato la taglia oppure ce l'avete da tanto tempo e quindi l'elastico si è mollato. In caso contrario vuol dire che avete o una spallina più alta o una più bassa, oppure avete proprio le spalline troppo lunghe, quindi sistematelo. Io non ho mai avuto questo problema della spallina. Questa c'ha i capelli tutti per aria e utilizza il burro cacao per sistemarsi i capelli. Allora, il burro cacao non è esattamente uno degli ingredienti migliori da utilizzare per sistemare i capelli, concesso il fatto che dovrebbe funzionare, perché dovrebbe funzionare come una cera per capelli. Allora, io ho anche qui una ricetta già pronta dove realizzo una lacca o un gel, comunque un fissante per i capelli, quindi potete utilizzare quello. Mal che vada, si va di gel d'aloe. Io il burro cacao lo eviterei, intanto perché cioè, per farvi la testa completa vi serve uno stick intero e poi perché comunque va ad ungere i capelli, quindi sì, vi funziona per quel giorno lì, però la sera dovete, la sera o anche 2 ore dopo, se ci sono 40 gradi fuori, dovete già lavarvi i capelli perché sono tutti unti, quindi non vedo il trucchetto. Ah, questa ragazza non riesce a mettersi le ciglia, neanche io! Le ciglia finte, eh? Allora le taglia a pezzettini e ne mette un pezzettino alla volta. Allora, io ho provato mille e mille volte a mettere le ciglia finte, ho provato ad utilizzare quelle intere, ho provato ad utilizzare quelle a ciuffi, ho provato ad utilizzare quelle magnetiche, e per quanto tutte sembrano facilissime da metterle, io dopo un anno di tentativi ancora non ne sono in grado. Ci proverò ancora perché a fine mese ho un matrimonio, quindi spero per allora di essere riuscita a imparare a mettere ste ciglia finte, quindi se avete qualche consiglio lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Detto fatto, se con me questi trucchetti non funzionano, perché li ho provati tutti, ma se voi siete più bravi di me e meno impediti, fatemi sapere se effettivamente funzionano. Allora, vaselina, glitter, pigmento, un ombretto, microonde. Allora, cos'è che era? Vaselina, glitter e colore. Mette tutto dentro ad un vecchio contenitore di smalto e chiude. No, no, no. Allora, di questo parliamone un attimo. Allora, partiamo dal fatto che la vaselina non ha niente di naturale, ok? Quindi assolutamente no, la vaselina vietata. Si potrebbe sostituire con del burro, ma in questo caso viene fuori un lip gloss per labbra, non un ombretto per gli occhi, perché il burro, cioè,
va via, cioè ve lo mettete 3 secondi dopo sparisce. Non si mette il burro nell'ombretto, ok? E poi non capisco, ha già loro hanno scritto pigmento, però in realtà ha tolto un ombretto, ok? C'ha già l'ombretto, perché devi rifarlo se ce l'ha già pronto? Ma andiamo avanti, vediamo la prossima genialata. Allora, questa si incastra il mascara nei capelli. Allora, taglia una maglietta, realizza una fascia per tenere fermi i capelli mentre mette il mascara. Usare un elastico per capelli no, eh. Bisogna tagliare una maglietta per realizzare una fascia per capelli. Ok, volete realizzare la fascia per i capelli? Ce l'avete qua, ve la linko sul pallino informazioni. Niente, che dire, io questi video li trovo sempre molto assurdi. La maggior parte delle volte sono creazioni realizzate nel modo sbagliato oppure idee che costano di più che comprare l'oggetto appunto di cui si ha bisogno e in altri casi non funzionano proprio, cioè non hanno proprio senso. Quindi boh, io sono un po' perplessa. Quello che posso dirvi è, cioè, informatevi prima di realizzare le cose che vedete su internet e continuerò a ripetervelo in eterno. Non date per scontato che quello che vedete sia la soluzione giusta. Cioè, io li faccio, li provo e li riprovo. Infatti, spesso vi arrabbiate per il fatto che mi fate una richiesta e io magari ci metto un anno prima di farvi il video, ma è perché voglio che il risultato finale sia completamente soddisfacente, almeno per me. Non faccio una roba e poi ve la piazzo lì sul canale al primo tentativo, perché raramente il prodotto mi soddisfa al primo tentativo. Io sono molto esigente e quindi le cose prima di proporvele le provo, le riprovo, le uso, le riuso, vedo come funzionano, quanto durano, quanto reggono, perché a volte realizzo una formula e 15 giorni dopo si è smontata, quindi ci vuole tempo. Non sono tutti così canali. Quindi prestate bene attenzione a quelli che scegliete di guardare e soprattutto quelli che scegliete di seguire. E niente, fatemi sapere sotto nei commenti quali ricette volete vedere, quali rimedi di bellezza volete vedere di quelli insomma che vi hanno proposto su questo pazzo pazzo video. E niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!